Indro Montanelli, ateo dichiarato, divenne amico di Karol Wojtyla. Durante uno dei loro incontri, non molto tempo prima di morire, Montanelli gli disse: «Io non so se esiste il cielo, ma se c'è, io ci vado». All'udire questa affermazione, Giovanni Paolo II gli chiese un po' stupito: «E perché?» E Montanelli, di rimando: «Vede, Santo Padre, io avevo una mamma santa che pregava sempre per me. Quando lei vide che io iniziavo a sposare l'ideologia del mondo e non pregavo più, mi diceva sempre: a te ti ci mando io in paradiso, con le mie preghiere e le mie penitenze». Ogni volta che Montanelli raccontava questa storia, provava una profonda commozione ricordando sua mamma. Wojtyla allora chiese a Montanelli: «Come si chiamava sua madre?» E Montanelli: «Mia mamma portava un nome molto bello, Maria Maddalena». Indro Montanelli morì il 22 luglio 2001, proprio nel giorno della festa di Santa Maria Maddalena. Anni prima, Indro Montanelli fu il primo giornalista ad intervistare un papa. Questo avvenne durante il pontificato di Giovanni XXIII. Racconta lo stesso Montanelli: «Papa Roncalli non fu certo il distruttore della Chiesa, ma fu il distruttore dell'architettura autoritaria della Curia, impressale dal suo predecessore, Papa Pio XII. Quella di Pacelli era la Chiesa dell'Inquisizione, una Chiesa armata di indice e di scomunica, armi che ormai non facevano più paura a nessuno». Roncalli capì benissimo che questa non poteva essere la Chiesa nuova e fu dunque lui il distruttore della struttura curiale della Chiesa e l'iniziatore del nuovo corso della Chiesa, poi portato a perfezione da Giovanni Paolo II. Una Chiesa non più autoritaria, ma missionaria. A riguardo di Giovanni XXIII e del suo successore Paolo VI, Indro Montanelli racconta: «Erano non solo diversi, ma antitetici. Prima di tutto nella concezione della Chiesa. Montini proveniva dalla Curia, avendo lavorato nella segreteria di Stato di Pacelli, ma soprattutto lui era la Curia, intesa come struttura autoritaria. Roncalli era l'opposto, veniva dalla cura d'anime, era stato parroco e detestava la Curia come strumento della struttura autoritaria della Chiesa». Si può dire che Montini, continua Montanelli, interruppe il processo di cambiamento iniziato da Roncalli. Poi c'era anche una sorta di antitesi caratteriale, continua Montanelli. Montini era un uomo freddo, senza comunicativa e senza calore umano, lacerato dai dubbi. Io l'ho conosciuto appena, ma il suo grande amico Giuseppe Prezzolini era anche un mio grande amico. Una volta chiesi a Prezzolini: «Dimmi la verità, ma Montini ci crede o non ci crede in Dio?» Prezzolini ci pensò su un po' e mi rispose: «Ci crede nei giorni pari, in quelli dispari ha qualche dubbio». Montanelli sottolinea ancora la grande differenza di Paolo VI con Giovanni XXIII. Roncalli ci credeva davvero, aveva questo calore umano e questa serenità perché aveva la sicurezza della fede. Io posso confermarlo perché fui scelto io per intervistare Roncalli, il primo papa della storia a concedere un'intervista. Non so per quale ragione scelse me, parlammo per 5 ore. Io, al principio, avevo cominciato con un certo imbarazzo, ma dopo mezz'ora io parlavo con lui come se stessi discutendo con un amico al caffè. Roncalli sprizzava una tale cordialità e calore umano che mi mise subito a mio agio. Conversando con lui, Montanelli ricorda che a un certo punto venne fuori il nome di Pio X, Papa Sarto, che proprio in quel periodo era stato canonizzato. Roncalli menzionò Papa Sarto e io dissi: «Sì, il santo». Roncalli ebbe come un sussulto e batté un forte colpo sui braccioli della poltrona dove era seduto, esclamando: «Ma quale santo?» Io rimasi esterrefatto e dissi: «Santità, santo l'avete fatto voi, non io». Lui capì e si mise a ridere e rispose bonariamente: «Ma sì, naturalmente il santo, ma era un santo anomalo perché era un papa triste». «I santi non possono essere tristi», continua Montanelli, «perché hanno Dio in corpo. E uno che ha in corpo Dio non può essere che allegro, sereno, come era Papa Roncalli, esattamente l'antitesi concettuale e umana di Paolo VI. La Chiesa ha proclamato santi sia Giovanni XXIII sia Paolo VI.